Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo nel complesso religioso di San Pio, alle nostre spalle la grande gigantografia dedicata ai giubilei francescani. Oggi qui per raccontarvi quello che accadde ad Agnese Stamp. Siamo nel 1968, lei viveva a Voghera, in provincia di Pavia, in Lombardia, all'età di 20 anni. Nel 1967 cominciò ad avere dei dolori al ginocchio sinistro. La diagnosi fu una sentenza per lei, tumore della tibia, gamba sinistra. Avendo paura di essere operata, la giovane convinse i suoi genitori ad andare a San Giovanni Rotondo per avere un responso, un'opinione, un consiglio dal frate di Pietrelcina. Il 27 dicembre del 1967 giunsero qui a San Giovanni Rotondo. Padre Pio le fece sapere questo: vai avanti e fai l'operazione, non aver paura, non ti sarà fatto nulla senza la mia mano. Io assisterò i medici che ti opereranno, così con le mie preghiere assisterò quella mano che interverrà sulla tua gamba. A gennaio del 1968 il tumore fu rimosso a Tortona. Agnese tornò a casa con la gamba ingessata. Ottobre 1968, Padre Pio era già morto un mese prima, il dolore però ritornò. Una biopsia rivelò di nuovo un osteosarcoma già diffuso nel midollo osseo e nella circolazione sanguigna. Così il 20 dicembre del 1968 Agnese si recò di nuovo a San Giovanni Rotondo, pregò sulla tomba di Padre Pio. Più tardi sognò Padre Pio che le disse di non usare più quelle grucce cui era abituata da parecchi mesi. Quando Agnese si svegliò, fu capace di camminare con il solo aiuto del bastone. Dopo diversi mesi non ebbe più bisogno neanche del bastone, era completamente guarita. Agnese così riportò che il dottore disse che la sua guarigione era inspiegabile, era un miracolo, non tanto per la scomparsa del cancro, ma perché nella tibia il tessuto cancerogeno era letteralmente scomparso e adesso era sostituito da un tessuto tutto normale. Il chirurgo che aveva fatto l'operazione pianse quando vide la radiografia del ginocchio e disse che quello era un miracolo e chiamò così anche i suoi colleghi per mostrare loro questa donna, la donna miracolata. Quando padre John Shug intervistò Agnese a casa sua 2 anni dopo, lei gli mostrò tutte le radiografie di prima e dopo e lui, pur non essendo istruito in medicina, fu capace di capire quella grande differenza tra le due radiografie. Un miracolo.